là, simpatico popolo di YouTube, bentornati in un nuovo video, in un nuovo commentary. Nell'ultimo commentary vi ho fatto vedere una partita con Deathwing. Bene, questa che vi sto per commentare è la partita esattamente successiva con un altro eroe di cui spesso si parla. Non è tier 1, però è sempre lì, nel mezzo. Cioè, quanto era forte un tempo, quanto andrebbe ribuffata, andrebbe rinerfata. Stiamo parlando di AFK. Non è forte, ma da quando non ne ha fatto i Murloc, quindi da quando si gioca un po' meno Murloc, o comunque i Murloc sono molto meno efficienti, AFK è tornata su. È assolutamente tornata su. Piccola questione con AFK: non giocatela se mancano i draghi. Perché i draghi sono fondamentali. I due pezzi più forti che può trovare AFK da Discover sono il drago 4-4 e il drago 2-1. Quindi, secondo me, nel caso in cui i draghi non ci sono, non prendetela. Evitatela, perché altrimenti rischiate di missare completamente l'hero power. Questo è un motivo per cui, ve lo dico spesso, la tier list che mi chiedete tutti i giorni, 200 volte al giorno, non valgono. Non valgono perché dipende da che tag ci sono. E pensate, andate. Non è che è tutto fisso su Battlegrounds. E anche quello è il bello del gioco. È tutto in movimento. Ogni volta manca un tag, qualcosa cambia. Seppur poco, qualcosa cambia sempre. Quindi consideratelo, godetevi questa partita, l'andiamo a rivedere insieme. AFK. Ed eccoci qua. Gli eroi sono tutti brutti. C'è poco da dire. Credo che AFK sia nettamente il migliore. Capitan Zannuncino purtroppo. In realtà qua non sarebbe neanche male, perché Zannuncino è piccabile, secondo me, se ci sono pirati, Murloc e bestie. Se ci sono questi tre, quindi il mozzo del mazzo e i due token generator, allora Capitan Zannuncino è piccabile. Altrimenti evitatela come la peste. Comunque AFK la trovo migliore se ci sono i draghi. Gli altri eviterei. Isera è molto più scarsa di AFK. Turno 1 non si frizza. Importante, con AFK voi frizzate se nello shop trovate token generator o mozzo, perché voi nel momento in cui discoverate dovrete anche livellare. E poiché avete 5 soldi, nel momento in cui discoverate due pezzi, 5 soldi, il level up costa 3, quindi dovete fare o token generator e vendo token livello, o mozzo del mazzo livello. Va bene? Oltre ai due discover. Quindi se trovate token o mozzo, frizzate. Se no, niente. È l'unica cosa. Va buono? Turno 1, nulla da fatto. Ho provato a spammare l'emote, ma non ha sortito effetto. Magari, sai, uno mi vede, mi è amico e non shoppa. Invece mi ha shoppato. Va buono. Ok. Questo shop è interessante, ne bastava uno. E li ho trovati tutti, non cambia niente. Trovarne uno o di più non cambia assolutamente niente in realtà, perché è molto difficile che io frizzi ancora dopo. Cioè, prossimo turno comprerò mozzo. Perché tra i tre, tra gattino, Murloc che mozzo è il migliore, perché è una 2-2. Però non lo prenderò, cioè non credo di frizzare di nuovo dopo. Non è detto, si potrebbe anche frizzare di nuovo. Dipende un po' dal terzo pezzo, da quello che trovo. Però, insomma, ne basta uno, ecco. Incontro Brianna che non ha livellato, ha messo pezzo. Questo non mi piace tantissimo la sua giocata. Cioè, perché non livellare qui, lato Brianna? Lato Brianna, sei contro gli FK, ma che te frega, livella. Vabbè, vediamo il Discover. Guardiano di bronzo è top 1 dei Discover. Drago è top 2 a questo punto. Drago, come vedete sono i pezzi migliori. Prendere il favorito della folla non credo fosse neanche troppo sbagliato. Invece il Drago affuriato, perché c'ho tra i Battlecry lì. Quindi poteva diventare molto forte. Ma avendo preso prima il Drago di bronzo, quindi essendo sicuro, diciamo al 90%, di vincere questo fight, allora prendo Drago affuriato. Prendo Drago affuriato, c'ho il Guardiano di bronzo vicino. Vinco, sono anche contro Reno, che è un turno in cui Reno è ancora molto debole. Vedete, ho win 100%, quindi la scelta è stata sicuramente buona. Per quanto io abbia tirato da schifo qui, questa board qua non si batte mai. Assolutamente Reno non la batte mai. E questo è ottimo, lo start è assolutamente ottimo. Attenzione, perché se gli FK parte così,
ci potremmo divertire. Allora, intanto ho frizzato. E è una questione. Allora, perché ho frizzato? Perché mi porta l'Hero Power. Vedete che l'ho anche ticcato col mouse. Mi porta a pareggiare con gli Hero Power degli avversari, cioè con la taverna degli avversari. E IFK ha il problema che è sempre in ritardo di un turno sulla taverna, perché lei la taverna 2 la fa turno 3 quando comincia a giocare. Quasi tutti gli altri fanno la taverna 2 a turno 2, e quindi poi si ritrovano a turno 5 a livellare taverna a 4 soldi e quindi comprare. E IFK ha il grosso problema che non... cioè, o compra e basta, no? O compra e basta, o compra e basta, o deve vendere per livellare. Cioè, vendo, livello, compro. Queste sono le opzioni. E quindi non è efficiente. Tra parentesi, qui il trade è stato buono. Avevo 69% di vittoria, qui vincere al 70% era fondamentale. Fondamentale. Perché il diavolo diventa più grosso. Buono l'altro diaghetto. Qua il diaghetto è ottimo. Allora, questo è uno spot perfetto. Io credo che una partita meglio di così con AFK tu non possa iniziarla. Ho in campo due coppie, una buona board e un drago che si buffa tutti i turni. La partenza è davvero, davvero forte. Da questo spot si potrebbe anche finire per arrivare primi. Cioè arrivare primi senza perdere un punto vita. Da questo spot potrebbe capitare la partita perfetta di AFK. Che poi la partita perfetta a 40 vite è direi impossibile con AFK. A meno che non ti metti d'accordo con qualcuno, ma... potrebbe essere la partita in cui finiamo a 34 HP. E prima non poteva succedere. Prima col nerf, con i Murloc, con Eudora così forte, prima della patch, non era possibile. Non funzionava questa cosa. Adesso è fattibile. E quindi rende AFK, per quanto un eroe come sempre, un po' hero-roll, è tornato giocabile, perché queste partite le può fare. Prima non le faceva mai. Ottimo. Edge win. Adesso se noi trovassimo un bel buff su quel guardiano di bronzo, non sarebbe male. Sapete che io non mi ricordo cosa è successo in questa partita, però il buff al guardiano di bronzo non sarebbe male. Ottimo. Troviamo anche la tripla a sto punto, così siamo amici. Ottimo. La cosa mi gusta. Allora, come ce la giochiamo? Perché noi vogliamo Kalegos. Noi vogliamo discovere a 6. Però come facciamo con quel mozzo a discovere a 6? O lo prendiamo adesso e discoveriamo a 4? Fa un po' schifo. Se no... un'idea è anche prenderlo e stare fermi. Prossimo turno livelliamo. O altrimenti compio tazza e sto fermo. Compio tazza. Credo sia la giocata più giusta. Però non... vedete, qui ho frizzato. Prossimo turno discovero però. Cioè, è vero che io devo discoverare a 6 e trovare Kalegos. Però nel mentre ho anche il drago che si deve buffare, continuare a buffare. Quello, il drago porta sfiga. E quindi, qui, prossimo turno io discovero. Lost 100% fa molto male. Ho beccato Reno che ha Mamma Dorata e Khadgar. Quindi ha fatto build gattini. La build gattini, devo farvici un video perché è tornata in auge, sappiatelo. È un'opzione per fare degli swap incredibili, con Reno succede spesso. Molto brutto qua, non faremo la partita perfetta, lui ha pochi HP, ma è forte, dobbiamo tenere d'occhio Reno. Ha già usato l'Hero Power però, quindi comunque Mamma Dorata a un certo punto perderà di efficienza. Sicuramente tagliamo mozzo, andiamo a vedere cosa troviamo. Bran e alla Furion sono ciò che vogliamo. Alla Furion sicuramente ottimo. Non c'è dubbio, no, qua? Tra Bran e alla Furion. Potrei... allora, qua la questione della tazza è close. Purtroppo ho buffato anche il taunt, che fa schifo. E la questione tazza è close. Potevo anche non giocarla. Un po' greedy non giocarla. Però potevo anche, non credo fosse per forza sbagliato. Assolutamente.
perché in realtà i buff che mi dà la tazza adesso sono deboli. Cioè, uno è su un mozzo che tanto leverò al prossimo turno probabilmente, e l'alteo, a meno che non hitta, l'alteo buff della tazza, a meno che non hitti il dialogo di bronzo, diciamo che è poco incisivo. Quindi potevo anche permettermi di tenermela in mano, semmai giocando al turno prossimo, con la speranza di high rollare il dialetto rosso into Kalegos, into spettacolo, into un buff extra. È un po' greedy questa seconda opzione, però tanto, diciamo che il downside di non giocare tazza era talmente poco che... Va buono, 97% win, quando tu vedi 97% win con il Drago Affuriato in campo, sei di buon umore. Sei assolutamente di buon umore. Va bene, i trade fanno un po' schifo. Attenzione a quel Drago 6-2 che potrebbe sniperarmi la board. Attenzione a quel Drago 6-2. Shottate quel Drago 6-2. Mi ha shottato tutta la board, però c'era il board, per fortuna. Che riesce comunque a vincere. Very good, very good. Allora, lo shop fa schifo, io devo livellare, vedete come ho livellato in fretta. Qua è level up, mi costava anche 6, tra parentesi, quindi ho anche de spazio. Questo roll è osceno, purtroppo. Questo è un po' meglio, c'è la Furion, ottimo. Ottimo, era meglio draghetto, attenzione, era meglio draghetto rosso, però la Furion mi dà una coppia e nel mentre mi potenzia. Allora, sapete che io... spesso sono restio dal level up al 6 a taverna 6, però questo forse è lo spot per level up al 6. Cioè, io come miglioro questa board? Con la tripla di Alla Furion e la tripla di Draghetto da questa situazione, e basta. L'unico modo in cui io possa migliorare questa board sono quelle due triple. Quindi non è che magari level up al 6 forse è meglio. Considerate che la mia board, diciamo, un po' cresce da sola. Dovrei essere forte al momento e la mia board un pochino cresce da sola. Quindi perdere un turno magari non è così dannoso. Non dovrei morirci. Se vincessi questo fight, secondo me la giocata è level up. E chiaramente un roll bianco. Roll bianco dello shop. Forse... level up di taverna. Andiamo a vedere chi incontriamo. Incontriamo un Murloc che... mazza, che quanto è scarso questo bian. Questo bian è scarsissimo. Allora, avversario così scarso, no, non mi ricordo se ho level up o no. Però secondo me questo è level up. Cioè per forza level up. Non vedo proprio alternative. Lui è scarsissimo. Lo eliminiamo anche. In realtà non sono contento di eliminarlo, perché se l'avessi tenuto in campo magari mi faceva piacere, anche perché è brutto quando vedete nella partita rimangono 7 giocatori, perché uno andrà a giocare contro il morto, e non è bello, è meglio che si schiantino i giocatori. Ho level upato, bravo Cody, mi sono piaciuto. Questo level up potrebbe girare la partita. Ho spammato le emote, che giocatore. Ho spammato le emote nella speranza che anche Alex Tiaz a livelli o diventi più scarsa. Cioè, o non forzi la giocata, ecco. Non abbia paura di morire. Questo è importante. Cioè, quando voi level upate, l'avversario, quando l'avversario vi vede level upare, almeno, magari a elo bassi la gente non ci fa caso, però a elo alto la gente fa caso a cosa tu fai nel turno. E quindi se ti vede level appare senza fare triple, magari può pensare che tu sia scarso sulla board, perché hai, diciamo, perso il turno. Quindi magari può pensare che tu sia scarso. Se pensa che tu sia scarso, potrebbe investire per level appare a sua volta la taverna. No? E quindi io lo faccio notare con le emote. Non funziona mai, però quando funziona è carino. Level up potrebbe farci vincere o farci perdere questa partita, miseramente. Potrebbe farci vincere o miseramente perdere la partita. Di base, occhio comunque a livellare 6, ragazzi. Livellare la taverna 6 dovete avere dei buoni motivi.
perché io adesso ho 23 HP, ho 2 alla Furion, ho una board che potrebbe anche farmi vincere, ho bisogno di Kalegos, ho bisogno di Nadina, ci sono tante cose in questa board che mi dicono vai e livella al 6. Ci devono essere tanti motivi. Un motivo solo per livella per 6, ragazzi, di base non basta. 80% win, mi piace di gusto. Mi piace tanto. Mi fa solo paura quella mamma bear, quella imp mama. Imp mama potrebbe vincergli il fight da sola? No, non potrebbe vincergli il fight da sola se non spawna nulla. Ebbene, perfetto. Perfetto, questo è win e teoricamente si potremmo anche eliminarla. Eliminare qua Alex sarebbe molto figo, e lo è. È molto figo perché lei gioca draghi e quindi ti toglie i draghi dalla pool e li piglia tutti. Cioè una La Furia l'avrebbe preso. Adesso eliminata, non lo piglia più e quindi ottimo. Siamo top 5, siamo ancora 1. Quel drago affuriato? Secondo me no. Fossimo taverna 5, lo prenderei. Ma taverna 6, no. Tripla, Kalegos e si vola. Kalegos e si vola, c'è ancora 2-1. Kalegos e si vola. Fuck. Niente, non è sempre domenica. Lui ha bestia, potrei prendere Zap. Bello Zap in questa comp. Prendo anche Guardiano di Bronzo, mi piace, se ti avassi Kalegos. Nulla, ma sarebbe otto turni. Tripla, vabbè, la tripla è buona per dopo. Purtroppo la tripla è brutta, cioè, allora, io potevo fare un turno 6, cioè turno taverna 6 molto più forte. Potevo trovare Kalegos, potevo trovare Nadina, potevo trovare tripla into Kalegos into Nadina. Ho fatto tripla del pezzo brutto, tra parentesi. In realtà brutto no, perché avere draghetto dorato non è affatto male. Però il discovery è stato sceno. Occhio, io ho preso Zap. Considerate che il pezzo qui discoverato c'era sia Zap che Maexa. Considerate che il pezzo discoverato noi lo terremo al 99% un turno. Quindi quando voi discoverate un pezzo che sapete tenere un turno sulla board, andate a vedere la team comp dell'avversario. Io ho visto che lui era bestie. E poiché l'avversario è bestie, mettere Zap è ottimo, perché bestie ha Mama Bear, Barone, Macao. Sono tutti pezzi che Zap sniper. Quindi Conte o bestie forse è l'unica comp che davvero targhetta bene Zap. Zap non è fortissimo al momento in questo meta, ma Conte o le bestie è molto forte. Quindi se avete Conte o le bestie ci può sta. Vediamo se fa il suo. Non è male qui, eh. Ula. Che shot il diaghetto. Il diaghetto ha spaccato. Mamma mia. Non ha praticamente giocato. Diaghetto e Zappa hanno fatto tutto il lavoro sporco. Lo abbiamo devastato. Sapevo di essere forte contro di lui. Sono battibili al momento. Cioè, non credo di essere forte sempre contro tutti. Ma in questo contro le bestie gioco molto bene con questa board con Zap in campo, perché ho Draghetto che può sniperare, Zap che può sniperare. È molto difficile che bestie riesca a concludere qualcosa. Bestie, diciamo, Barone Macao, ecco. Ok, tripliamo, vediamo di trovare Kalegos, grazie. Venderemo Battle Cry e Zap, come dicevamo. Assolutamente. E adesso diventiamo grossi. Assolutamente diventiamo grossi. Togliamo Zap, togliamo 5-5 and go. E si vola. E adesso la ricerca di Nadina e Battle Cry. Allora, non siamo enormi. Ho molta fretta di buffare i miei pezzi. Soprattutto quella 7-5 Divine Shield deve essere buffata. E quindi è molto importante adesso buffare tutto. Nel momento in cui devassimo Nadina, cosa buttiamo? Perché dobbiamo già pensarci. Noi prossimo roll troviamo Nadina. Che facciamo? Uno spazio per il Battle Cry ci serve. Cioè magari un turno puoi anche mettere Nadina al posto del Battle Cry. Ma poi dopo, il turno dopo, tu devi continuare a buffare. Secondo me il pezzo che da questa board se ne va è Drago 21-21. Capisco che l'altro è 6-8. Il draghettino, quello che spara due volte. Ma tanto può togliere il Divine Shield. Nel momento in cui quel draghettino toglie un Divine Shield all'avversario qualsiasi, è già più forte del Drago 21-21. In più,
Mano a mano che Kalegos agisce, il distanziamento tra la 6-8, madonna questo draghetto si è spaccato in questo fight, il distacco tra la 21-21 e il drago 6-8 è sempre minore in percentuale, cioè non è minore in termini assoluti, però in percentuale diventa sempre minore, cioè la differenza tra una 6-8 e una 21-21, la 21-21 è 3 volte e mezzo la 6-8, no? Nel momento in cui saranno 30-30 e 18-18, il diaretto sarà un po' più della metà dell'altro. Capito? Mi sono fatto capire? Quindi assolutamente in questa situazione, draghetto più forte di 23-23. Nel caso in cui io debba toglierlo, poi magari si potrebbe non togliere. Lo prendo il Murloc, potevo anche prendere la 2-4 o l'omuncolo. Si poteva anche fare, non era del tutto sbagliato prendere l'omuncolo. Oh, che brutto ero. A posteriori, speravo di trovare un Battle Cry, una Dina e... Oh, ho trovato una Dina, ottima Nadina qui. Ottima Nadina qui. Ok, abbiamo trovato una Dina. Per questo turno si mette Nadina. Speriamo di vincere. Credo di vincere. Credo assolutamente di vincere. Positioning. Si mette prima il Drago 12-10 e poi Nadina. O direttamente Nadina. Secondo me direttamente Nadina. È troppo greedy attaccare la 12-10. Cioè se io attacco con la 12-10... e attacco per primo, in quale situazione mi va meglio? No, io attacco un 12-10, lui attacca un pezzo che non mi muore e poi Nadina da scudo a 6 pezzi. Però cosa può succedere di male? Io attacco un 12-10, lui attacca un pezzo e me lo spacca, io attacco con Nadina da scudo a 5. Ed è la stessa cosa che di mettere Nadina prima. La cosa grave potrebbe essere se lui attacca per primo e io Nadina seconda, lui mi spacca un pezzo, io attacco col tuo scudo divino, lui mi spacca un altro pezzo, Nadina mi dà scudo solo a 4. In tal caso fa schifo. 70% di win rate, ci piace assai. Ho anche reshottato la 14-16. Ottimo. In questi trade sono bruttini. Questo è buono. Questo è bruttissimo. Lui ha fatto due cleave pazzeschi. Questo è un trade osceno. Questo è un trade osceno. Ha tradato Johnny, eh. Mazza se ha tradato. Perdiamo. Wow. Perdiamo, pareggiamo, pareggiamo. È stata interessante. È stato interessante questo fight perché io gli ho tolto Divine Shield da Malgadone col draghetto, ma non è bastato. Ecco, questa è la questione. 26-26 o 9-11? È la questione che vi dicevo prima. Non ci penso due volte? Mazza come sono coraggioso. Io a me piace togliere il drago. Bravo, mi sono piaciuto. Mi sono piaciuto e poi Battle Cry e Africa. È giusto, potreste non essere, cioè potrebbe essere particolare questa scelta, potreste non essere d'accordo, ma è giusto di mettere Diaghetto. Tenere Diaghetto in campo è importante, anche solo per il fatto che lui ha un solo Divine Shield, attenzione, contro il mio Diaghetto funziona bene solo contro un suo Divine Shield, uno. Quindi in realtà... Ok, positioning ho fatto. Mazza, è positioning allegro qui. Qua ho fatto un po' un positioning aggressivo, ecco. Perché quel Divine Shield... Ah, ok, perché lui c'ha il taunt di là. Lui ha taunt solo sul gatto. E quindi io sto posizionando per shottare il gatto. Non è malissimo questo positioning, ha senso. In realtà. Gatto 53-44, lo shotto con la Furion. Perché ha tutti questi taunt adesso? Niente, i suoi taunt si sono moltiplicati in maniera oscena. E la sua idea è andata bene. Non doveva succedere questo. Ai, ho dato scudolino un pezzo solo. Non perdiamo questa partita. Non la perdiamo questa partita. Però è stata interessante. Oh, pareggio. Pareggio buono. Allora, pareggio particolare. Secondo me il positioning ci stava in realtà, ma non aveva tutti quei taunt. Cioè io ho giocato contro il suo avere un taunt solo. Nel suo turno lui ha fatto altri tre taunt e quindi il mio positioning non era più buono. Prendere gol ha senso? No. Prendere bike ha senso? No. Secondo me in questa situazione noi scaliamo. Alla Furia potrebbe essere un'idea. È un bait,
Non credo. La cosa figa è che se noi teniamo quella la Furion, che ormai è gigantesco, 108-112, in fondo. Amalgadone o Nadina? Credo Amalgadone. Amalgadone è proprio clean nella board. Ci sta che è una bellezza. In più ti dirò, mi serve quasi un taunt. Dai, dammi Amalgadone. Prendi Amalgadone, buddy. Prendi Amalgadone. Ok, metti Amalgadone. Diamogli taunt. Buono. E gioca due pezzi. Va bene. Nadina lì è figa. Sì. No, 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 Budi, no, 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 questo è un errore. Devo mettere il taunt accanto a Nadina. L'altero taunt accanto a Nadina. Perché mettere Nadina lì è figo perché lui c'ha l'idea, lo so. Ne sono certo. Ma lui doveva. Ok. Perché se mi attacca la 5-5 è un disastro. Nadina non provoca più. L'ho quasi teollata, eh. L'ho quasi teollata, cari ragazzi. È stato close. Oh, che brutto questo player. C'è questo scudo. Buono lo scudo lì. Brutto questo. Oh, Madonna. Abbiamo perso di nuovo. Allora, abbiamo perso di nuovo. È particolare qui questa situazione. Perché dobbiamo riuscire a sconfiggerlo. Ma siamo più forti noi, eh. La sensazione è che siamo più forti noi. Però stiamo continuando a perdere i fight. O pareggiarli. Il fatto è che noi diventiamo più forti turno per turno. Secondo me con un positioning normale vinciamo. Wow, seconda Amalgadone. Grazie, Gio della Sub. Seconda Amalgadone, questi sono tanti battle che hai, dai. Quello lo prendiamo? Allora, perché non l'ho preso lì il Murloc 2-3? Perché in realtà io lì ho due roll per trovare un battle cry migliore di quello. Perché tanto due battle cry non potevo più giocarli. Cioè, non potevo più. Non avevo più gold per comprare due battle cry. Quindi. Ho due gold extra per fare un reroll e magari trovarne uno migliore. Ne ho trovato uno che mi è andato a genio e via. Amalgadone di ora, allora, ragazzi, se perdiamo da qui, siamo scarsi. Perché abbiamo trovato anche Amalgadone Scudo Divino. Purtroppo l'Amalgadone è Wind Fury. Se non avessi avuto Wind Fury, lo avrei messo prima Amalgadone, seconda Nadina. Qua si poteva anche mettere 27-25 prima. Però se nel caso in cui io attacchi per primo, quell'amalgadone di destra mi prende scudo divino e diventa molto buono. Buono lo scudo del draghetto che se ne va. Ha clivato amalgadone. Sono cose che succedono. Ioi. Il suo amalgadone finalmente ha preso la mia 100-100 Divine Shield. Vabbè, finita. Easy. Cioè, easy no, però è molto interessante come si è evoluta secondo me questa partita alla fine. Ho anche l'Ital? Sì, l'Ital. Come si è venuta la partita, come si è evoluta la partita alla fine? Abbiamo fatto tre fight contro questo Reno. Una volta ho posizionato bene, ma lui ha messo tre extra taunt nel turno in cui io ho posizionato per la sua board precedente. Non me l'aspettavo, mi ha fregato e ho vinto un 50-50. Seconda volta ho missato il positioning completamente. E lui è diventato più forte. Terza volta noi siamo diventati molto più forti e ho posizionato per bene. Comunque erano. Forse ho fatti addirittura 4 di fight contro questo Reno. Erano tutti fight più o meno limite, più o meno a metà, a parte l'ultimo, in cui ero decisamente avvantaggiato. L'unico problema è stato quel turno lì in cui ho posizionato male il taunt. Perché lì è un errore grave, perché rischi assolutamente di perdere la partita. È vero che io comunque ero alto di vita, avevo più di 20 punti. Però, intanto qua la partita riparte. Ma ragazzi belli, spero che questa partita vi sia piaciuta. E AFK con i draghi funziona. Senza i draghi, ci vuole tanto coraggio. Ci vuole davvero tanto, tanto, tanto coraggio. In più, spero che abbiate capito quando livellare al 6. Poco spesso, ma se può fa. Poco spesso, ma se può fa. E basta.
Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao!